diciamo, di un ramo di una famiglia di Artale, che diciamo che ha come persone illustri, diciamo, hanno anche dei titoli nobiliari, che sono i marchesi di Sottana Cannata che sono nella zona del palermitano. Questa famiglia, diciamo, ha degli illustri giuristi, tipo vi faccio vedere, tipo qua. Abbiamo un documento che ci dice, diciamo, che gli Artale arrivarono in Sicilia all'incirca nel 1396, e il capostipite, diciamo, di questa famiglia fu Tristano de Artal. Questo, diciamo, questo documento è... Però in Sicilia da dove, Paolo, si dice? Sì, diciamo, sono su supposizione su questo, e gli Artale dovrebbero essere di origine spagnola e precisamente catalana. Però su questo non abbiamo dei documenti, diciamo, ufficiali. Certo. Sicuramente il più famoso è Artale primo d'Alagona. Sì, poi c'è anche la questione degli Artale e anche la famiglia Alagona, sì, che era un'altra famiglia molto importante, diciamo, che aveva un ruolo preeminente con la famiglia Aragona, che erano i principi di Sicilia, che vengono dalla Spagna pure loro. Volevo fare l'Aragona, o la regione dell'Aragona, è attaccata alla Catalogna. E mi dico che noi abbiamo fatto a piedi con le Diana quella parte di regione, che parte da Somporto e arriva a Puente della Reina, che si congiunge lì con il cammino. Abbiamo conosciuto questo territorio aragonese da cui sono le origini. Sì, la prossima volta l'Aragona. Sì, sono due cose diverse. Tengo a precisare che sono due cose diverse, perché la storia, giustamente, se una regione si chiama Aragona, l'altra si chiama Catalogna. Cioè, per quanto possano essere vicini, la storia diversifica. La fazione catalana che era presente in Sicilia a metà del XIV secolo, quindi siamo 1350 eccetera eccetera, era catalana, e in base a dei giochi politici, no? Visto che in Sicilia non c'erano solamente gli Alagona, ma c'erano tante altre famiglie importanti, Ventimiglia ad esempio, i Moncada, e queste erano nella fazione cosiddetta latina, cioè quella che non voleva gli aragonesi, ma voleva la famiglia dei Valois, ovvero gli Angioini. Ora, nello scontro fra queste famiglie, Alagona e il blocco, diciamo, il blocco latino, e in sostanza perdette la fazione catalana, e infatti c'è un personaggio che è importante per capire le sorti della Sicilia. Artale primo d'Alagona ebbe una figlia legittima, Maria. Questa Maria, in sostanza, doveva andare sposa a Gian Galeazzo Visconti. Cioè, stiamo parlando di un duca dell'estremo nord, di Visconti, Milano, e purtroppo non andò a Gian Galeazzo Visconti, ma andò a sposare, che nel frattempo Artale Alagona primo morì, ma andò a sposare Martino primo, in sostanza un aragonese. Quindi capite bene come le vicende storiche anche di un personaggio che in realtà c'entra, permettetelo di dire, non sappiamo onestamente se il ramo, ad esempio quello di Avola, ha collegamenti con quello che state vedendo qua. Ed è anche questa la differenza fra l'araldica e la genealogia. L'araldica è lo studio dello stemma, del blasone di famiglia, mentre la genealogia studia i collegamenti familiari sotto documenti. Non dico che l'araldica non sfrutti i documenti antichi del 1300, ma è uno studio diverso, ovvero del blasone, che cosa c'è nel blasone, c'è qua il leone con il martello e via dicendo. Mentre la genealogia si basa su documenti che possono essere anche del 1300, se ci sono, se siamo fortunati. Purtroppo molto spesso non siamo così fortunati,
perché le fonti storiche sono andate disperse fra guerre, pestilenze, incendi, terremoti e quello e l'altro, le varie dominazioni che abbiamo avuto, parte del materiale storico si è andato o a disperdere o a smembrare in varie parti anche della Sicilia. Ora, la ricostruzione che noi abbiamo fatto in contemporanea con Paolo è nata per caso, perché io per parte della mia famiglia, lui per parte degli Artale, abbiamo praticamente iniziato assieme a fare questa ricostruzione. Ma vedete bene, i documenti che noi abbiamo consultato per fare quello che poi vi spiegherà Paolo dopo, sono di vario genere. Si parte da un documento di nascita, si arriva un attimo. Sì.